Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentato. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate». Parola del Signore. Entriamo nel tempo dell'Avvento, ascoltando le ultime parole del discorso escatologico di Gesù nel Vangelo di Marco. Un discorso che Gesù aveva già iniziato rivolgendosi ai quattro discepoli chiamati per primi e più coinvolti nella sua vita: Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea. E che ora egli termina indirizzandosi a tutti con un'esortazione impellente: vegliate. Questo imperativo appare nel brano del Vangelo appena proclamato come un ritornello incessante accanto ad un altro ritornello: guardate. Tutte le parole di Gesù e soprattutto la parabola dell'uomo partito per un lungo viaggio sono finalizzate al comando di vegliare. Allora, che cosa significa vegliare? Vuol dire stare svegli, stare con gli occhi aperti, fare attenzione. E il vegliare è proprio la postura della sentinella che veglia, lottando spesso contro il sonno e soprattutto contro l'intontinamento spirituale, che tiene gli occhi ben aperti e scruta l'orizzonte per cogliere chi e che cosa sta per giungere. A volte vegliare è un esercizio faticoso, perché in esso occorre impegnare la mente e il corpo, ma è soprattutto un esercizio generato e sostenuto da una speranza salda. C'è qualcuno che giunge, qualcuno che è alla porta, qualcuno che è amato, invocato, desiderato, sta per venire. Non è un caso che stanno vegliando soprattutto le sentinelle. Per noi cristiani la veglia è una necessità imposta dalla nostra fede nel Signore Gesù Cristo, che viene nella gloria. Egli è venuto nell'umiltà della carne in mezzo a noi, condividendo la nostra umanità, insegnandoci a vivere in questo modo, e viene presto nella gloria. La sua venuta allora si imporrà, perché davanti a lui staranno tutta l'umanità e tutta la creazione. E siccome quel giorno verrà all'improvviso, non sarà fissato né provocato da alcuna ragione appartenente a questo mondo, ma solo risponderà a una volontà di Dio. Lungo tutto il Vangelo, Gesù invita a tenere gli occhi aperti per ascoltare la parola di Dio, per discernere il lievito dei farisei che si insinua facilmente in noi, per non credere a quelli che predicono il futuro come se lo conoscessero. Ora qui il Signore invita a tenere gli occhi aperti per vigilare e vegliare, compito che riassume e dà senso a tutti gli altri. Noi non sappiamo né il giorno né l'ora in cui si compirà questa parola del Signore. Non sappiamo quando Gesù Cristo risorto e vivente in Dio, quale Signore verrà. Nella fede però sappiamo che il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, ma soprattutto sappiamo che i suoi occhi un solo giorno è come mille anni e mille anni come un solo giorno. Nella fede siamo certi che la sua parola non può mentire e non può che non realizzarsi. Ecco perché lo attendiamo perseveranti, gridando nella preghiera: Maranatà, vieni Signore Gesù.
Questa attesa è dipinta da Gesù nella parabola in cui il figlio dell'uomo è assente come un uomo partito per un viaggio. Lasciando la sua casa, costui ha dato ai suoi servi facoltà e responsabilità sulla stessa casa e ha raccomandato al portinaio di vegliare alla porta su chi entra e su chi esce. Per quei servi, per quel portinaio, è il tempo della responsabilità. Per noi è il tempo della responsabilità. Quindi ciascuno ha un compito ben preciso da svolgere, ciascuno un lavoro di cui rendere conto. Chissà quando il Signore verrà. Potrebbe venire la sera, quando uno dei dodici, Giuda, lo consegna e Pietro, Giacomo e Giovanni dormono, invece di vegliare con lui. Può venire forse a mezzanotte, quando regna l'oscurità e dominano le tenebre, o forse al canto del gallo, quando il portinaio Pietro lo rinnega, o forse al mattino, quando ormai la notte è diventata lunga e insopportabile. In ogni caso, arriverà certamente all'improvviso. Per questo siamo chiamati a non essere addormentati, ma a restare vigilanti, membri e memori del semplice ma decisivo monito di un padre del deserto. Non abbiamo bisogno di nient'altro che di uno spirito vigilante. Buona domenica e buon cammino d'avvento a tutti.